Cari concittadini, buongiorno. È passato quasi un mese dal primo video, dal primo appello che ho fatto e stamattina è un altro momento importante per fare il punto della situazione del Covid-19 a Cavriglia. Noi abbiamo, intanto come amministrazione comunale, stiamo cercando, e credo che l'abbiate notato, di essere vicino, lavorando 24 ore al giorno davvero a tutti voi, sia concretamente che moralmente. Concretamente devo dire che in questi giorni sto provando a rispondere a centinaia e centinaia di telefonate, di messaggi. Credo di non aver lasciato nessuno indietro. Qualora avessi fatto, me ne scuso, ma ci stiamo mettendo davvero l'anima e il corpo in questa drammatica situazione. A Cavriglia la situazione è questa: noi abbiamo ancora solo due casi positivi, peraltro stanno bene, sono solo in attesa di essere dichiarati attraverso l'ultimo tampone guariti. Ci abbiamo tre nuovi casi positivi, però sono tutti riconducibili alla casa di riposo di Bucine, quindi sono dei nostri concittadini ultra ottantenni che sono domiciliati presso la casa di riposo di Bucine e quindi, come dire, facciamo i migliori auguri di una pronta guarigione anche a loro. Non ci sono nuovi casi. Evidentemente queste raccomandazioni che in larghissima parte i nostri concittadini stanno seguendo, stanno producendo i loro effetti. Dobbiamo tenere duro perché ancora siamo lontani dalla risoluzione del problema. Una delle maggiori richieste che ci vengono fatte in questi giorni è la fornitura di mascherine. Allora, noi abbiamo lavorato come Comune di Cavriglia in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci e soprattutto in collaborazione con un'azienda storica del territorio, un'azienda leader, la Moretti SPA, per far arrivare migliaia di mascherine in Val d'Arno. Queste mascherine sono state destinate tutte all'ospedale, perché naturalmente era lì la priorità, l'esigenza, il bisogno maggiore. Nei prossimi giorni ne arriveranno altre e noi con la Moretti cercheremo anche possibilmente, usando naturalmente come sempre il buon senso, di farle rimanere anche nel nostro territorio per i nostri cittadini. Tuttavia stamattina io ho fatto una richiesta alla Prefettura di Arezzo perché ho appreso anche con piacere che il Prefetto di Arezzo, immagino tramite la Protezione Civile, ieri ha distribuito delle mascherine al Comune di Montevarchi. Noi stamattina abbiamo fatto subito una richiesta al Prefetto affinché anche a noi e alla nostra comunità arrivino delle mascherine attraverso la Prefettura e quindi attraverso la Protezione Civile. Io vi voglio ringraziare perché il momento è un momento drammatico. Sembra che a livello nazionale ci sia, come dire, un'inversione di tendenza, ma è troppo, troppo, troppo presto per cantare vittoria. Noi bisogna continuare questa resistenza, bisogna tenere davvero duro. Guardate, i prossimi giorni saranno fondamentali e saranno ancora più faticosi, perché inevitabilmente risentiranno delle fatiche e degli sforzi e delle rinunce che abbiamo fatto in questo periodo. Ma lo dobbiamo fare, è inevitabile. Dobbiamo continuare a restare a casa, restare uniti. Ci vuole, come dire, bisogna tirare fuori dentro di noi tutta la forza che ci abbiamo, bisogna davvero resistere perché appunto stiamo anche già soffrendo delle fatiche e degli sforzi che abbiamo fatto nei giorni passati. Io voglio ringraziarvi quindi per questo, ma voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari, i nostri medici, le donne dell'RSA del Neri che si stanno comportando in maniera stupenda. Noi, per esempio, in quell'RSA, per fortuna, per adesso non abbiamo neanche un caso positivo. Tutti volontari dell'Associazione Liberi Libri, volontari della Misericordia di Cavriglia, che si sono prestati per portare, per esempio, le spese a casa per chi ne ha bisogno, i volontari della Misericordia di Cavriglia che hanno fatto una testimonianza, un'esperienza fortissima, drammatica negli ospedali di Bergamo e che sono rientrate e che sono in quarantena volontaria. Quindi tutti i lavoratori che avrebbero voluto andare a lavorare ma non possono andare, gli artigiani, i liberi professionisti, gli industriali, davvero tutti, voglio ringraziare tutti, ma perché c'è bisogno in questo momento di continuare inevitabilmente a sacrificarsi, a fare questo sforzo.
Nei giorni scorsi purtroppo è venuta a mancare Patrizia Bernacchioni, è una cittadina valdarnese, una donna stupenda, meravigliosa, che ha lottato fino alla vita intubata in un ospedale di Prato, in una sezione di rianimazione e non ce l'ha fatta. Io ieri mattina ho telefonato personalmente a uno dei figli, a Gianluca, per fargli le condoglianze, per abbracciarlo virtualmente, per portargli l'affetto di tutta mio e di tutta la comunità che rappresento. Ecco, facciamo sì che la morte di Patrizia non resti vana. Cerchiamo di lottare per noi, per la nostra salute, per la salute collettiva e in qualche modo anche per onorare la memoria di Patrizia. Grazie.